Giosuè Carducci, forse il più grande intellettuale dell'Italia Unita, ebbe effettivamente un grandissimo peso culturale nell'Italia del Risorgimento, diventando un po' il cantore ufficiale della nostra patria per almeno una ventina d'anni. Diventò il vero e proprio maestro di un'intera generazione, considerato poeta vate, quindi poeta che interpretava anche i valori, del Risorgimento, i dibattiti civili e sociali della nazione che era appena nata. Infatti Carducci si esponeva molto facilmente su varie questioni, partecipava cioè al dibattito intellettuale dell'epoca, alla politica, alle polemiche. Ed è curioso notare come la sua poesia, che inizialmente era una poesia di rottura, provocatoria, una poesia di grande critica sociale, diventa poi invece una poesia di esaltazione dei valori risorgimentali e in generale di quei valori della classe borghese del secondo 800. A livello letterario, adesso lo vedremo, insomma, Carducci si pone quasi come un risanatore della letteratura italiana, perché il suo sguardo è finalmente, dopo la malattia romantica, come la definiva Croce, rivolto invece alla letteratura classica. Eppure, se rileggiamo oggi a distanza la poesia di Carducci, ci accorgiamo che non è immune alla malattia romantica, anzi, è un tardo romantico. Anche la sua poesia è influenzata dal romanticismo, che è poi la corrente letteraria predominante dell'Ottocento. Vediamo la vita. Carducci nasce nel 1835 in Toscana, a Val di Castello, nella Versilia. I rapporti familiari sono molto complessi, soprattutto con il padre Michele, che tra l'altro è di idee liberali, e queste idee, insomma, lo misero in difficoltà per tutta la vita, anche se si trasferiscono già dal 1838 nella Maremma Livornese. Questi luoghi sono molto importanti per Giosuè perché verranno cantati costantemente nei suoi versi. Una decina di anni dopo si trasferiscono però direttamente a Firenze, principalmente per problemi politici del padre, e qui cominciano i suoi studi di letteratura. Prima studia presso i Padri Scolopi, poi alla Scuola Normale di Pisa. Ottiene l'abilitazione all'insegnamento ed entra a far parte del circolo degli amici pedanti, i cui discorsi erano caratterizzati da un'aspra polemica nei confronti del romanticismo e di Manzoni. La sua carriera da insegnante comincia nel 1856 in vari luoghi della Toscana, e questi sono anni anche molto difficili perché subisce diversi lutti, come la morte del fratello Dante, ma anche la morte qualche mese dopo del padre. Allo stesso tempo però comincia a costruire il suo nucleo familiare. Nel 1859 sposa una lontana cugina, Elvira Menicucci, dalla quale poi avrebbe avuto 4 figli. Curioso è ricordare i nomi dei figli perché sono di chiara ispirazione letteraria: Beatrice, Laura, Dante e Libertà detta Titti. Nel 1860 siamo proprio nel momento dell'unificazione del nostro paese. Carducci comincia ad insegnare all'università di Bologna. Ecco, questi sono anni in cui Carducci si pone come una figura particolarmente trasgressiva e controcorrente. Sono gli anni, per esempio, in cui pubblica l'Inno a Satana, questo componimento provocatorio in cui Satana viene indicato addirittura come simbolo di libertà di pensiero, che va oltre ogni dogmatismo religioso. Vede poi nella locomotiva, il simbolo della scienza moderna, proprio l'ultima incarnazione di Satana, di questo spirito di libertà che aveva attraversato i tempi. I suoi bersagli di questi anni sono la Chiesa, e Pio IX in particolare, questo papa, diciamo così, controverso della storia del Risorgimento, ma anche Manzoni, che si poneva come modello di riferimento con i Promessi Sposi e che veniva assolutamente rifiutato. Questi sono gli anni in cui Carducci è preso da patriottismo, ma di impronta chiaramente democratica repubblicana, antireligiosa soprattutto, ma questo era un sentimento che in quegli anni particolari era molto diffuso. Eppure piano piano vedremo che questo atteggiamento di Carducci cambierà profondamente. Forse hanno avuto un ruolo decisivo anche gli anni 70, che lo vedono di nuovo alle prese con dei lutti molto importanti. Muore la madre, ma muore soprattutto uno dei figli, Dante, al quale dedica la famosissima poesia Pianto Antico. Ecco, a un certo punto però avviene una svolta principalmente politica, ideologica. Infatti i suoi orientamenti politici, che prima abbiamo detto erano repubblicani, patriottici, anticlericali, cominciano a cambiare. L'Italia ormai è unita, Roma anche è stata
finalmente annessa al Regno d'Italia, nel 1878 i sovrani visitano Bologna e Carducci, evidentemente colpito da questo avvenimento, scrive lode alla regina Margherita. Forse affascinato dalla regina, forse affascinato dalle acclamazioni del popolo, nascerà un rapporto che porterà addirittura Carducci ad essere insignito dell'onorificenza della Croce al Merito da parte dei Savoia, che gli riconoscono proprio il ruolo di poeta vate della Nuova Italia. E Carducci è vero che rifiuta, no? Perché comunque è un repubblicano, eppure è evidente che c'è un avvicinamento alla casa regnante che provoca sui principali giornali dell'epoca, nel dibattito pubblico, una grande polemica nei suoi confronti. Sembra quasi essersi convertito alla monarchia. E beh, Carducci dovrà tornare spesso su questo argomento, ribadendo più volte che il suo è un ideale repubblicano, eppure questo fascino che la casa Savoia, in particolar modo la regina, ha su di lui, poi lo allontana da quel atteggiamento, da quel modo di porsi anche a livello letterario che aveva caratterizzato le sue prime produzioni. E quindi Carducci in qualche modo diventa poeta vate dell'Italia Unita, diventa negli anni Ottanta il cantore dell'Italia di Umberto e infatti comincia a ricevere dei grandi riconoscimenti pubblici, per esempio nel 1890 diventa senatore a vita e nel 1906 gli viene addirittura comunicato il conferimento del premio Nobel. Tuttavia non andrà a ritirare questo premio anche perché già da diversi anni aveva gravi problemi. Infatti negli anni 80, nell'85 in particolar modo, era stato colpito da un attacco di paralisi alla mano e al braccio destro. Ecco, al di là però della sua vita e anche del suo pensiero politico, che abbiamo detto cambia nel corso della vita, Carducci lo ricordiamo per le sue opere. Era un professore, uno scrittore molto prolifico, insomma, ha prodotto tante cose e l'ispirazione principale per Carducci è il classicismo. L'abbiamo detto anche all'inizio del video, che guarda costantemente al mondo classico, anche perché il mondo classico, secondo Carducci, è proprio un modo per interpretare anche la realtà contemporanea. Nella sua formazione quindi ha una grande importanza la letteratura classica, ma non solo, anche la letteratura italiana del passato, per esempio la letteratura del 300, per esempio la letteratura del 500, Ariosto, che poi i grandi autori del 700 come Alfieri, Foscolo. Grandi studi di Carducci sono per esempio sulla figura di Poliziano, di Parini, insomma ricordiamoci che era un professore, quindi ha scritto anche tanto a livello di critica letteraria. Ecco, questa poesia quindi, che affonda le radici nella tradizione letteraria di tutti i tempi, poi si esprime attraverso una grandissima competenza e abilità tecnica, riproduce tantissimi metri della letteratura passata, si misura in tantissimi generi diversi, dall'ode al sonetto, al giambo, alla ballata storica. Quali sono i temi principali delle poesie di Carducci? Beh, allora innanzitutto la storia. La storia è intesa come passato da idealizzare, da rendere mitico, da riscoprire, e per passato intendiamo sia il mondo classico ma anche l'Italia del Medioevo, che rappresenta un po' la nascita di tutte quelle radici che rendono poi l'Italia tale, ma anche un grande occhio alla contemporaneità, quindi la storia intesa come storia contemporanea, il risorgimento, tutto sempre con una funzione pedagogica, morale. Beh, in questo insomma è un professore, quindi la poesia ha anche un intento, diciamo, pedagogico, cioè deve insegnare, trasmettere dei valori. Altro grande tema poi è la natura. La natura che è collegata principalmente con l'infanzia, e quindi la descrizione dei suoi luoghi di infanzia, la Maremma toscana. Nella natura e nell'infanzia Carducci trova proprio quell'armonia, quel sentimento pace che invece si perde poi crescendo. Sicuramente anche il tema dell'amore, il tema della morte sono presenti nella poesia di Carducci, non in modo forse troppo originale. Per quanto riguarda l'amore si mantiene sostanzialmente sulla lirica tradizionale italiana, quella di stampo petrarchista. Il tema della morte invece sembra avvicinarlo a quel romanticismo che tanto criticava. Vediamo però quali sono proprio le opere scritte da Carducci. Carducci principalmente è un poeta, quindi ricordiamo diverse raccolte poetiche. Juvenilia e Levia Gravia sono delle raccolte giovanili, sono rispettivamente 100 poesie e 29 poesie. Qui troviamo tutti quegli ideali risorgimentali repubblicani anticlericali del primo Carducci. Abbiamo poi Giambi ed Epodi, che sono 30 poesie scritte tra il 67 e il 79, poi ripubblicate negli anni 80, come già ci spiega il titolo, sono delle poesie
che riproducono i metri della poesia classica. E a livello tematico c'è uno spirito assolutamente battagliero, questi sono proprio gli anni dell'Unità d'Italia, quindi si critica fortemente la società italiana del presente, ma di nuovo tornano gli attacchi al clericalismo. Insomma, lo spirito è polemico, perché questi metri che danno poi il titolo alla sua raccolta poetica erano i metri che nella letteratura classica si utilizzavano per attaccare, per fare polemica, per fare satira. Abbiamo poi le rime nuove, che sono più tarde dell'età matura, insieme anche alle odi barbare. Queste due raccolte, una di 105 poesie, una di 52 poesie, occupano sostanzialmente dagli anni 60 fino alla fine degli anni 80, e sono delle poesie in cui comincia ad esserci tutto quel Carducci poeta vate, che rievoca il passato, che rievoca l'importanza della storia d'Italia, e che però unisce tutto questo a dei motivi autobiografici. Nelle Odi Barbare, in particolar modo, ci sono delle vere e proprie sperimentazioni metriche. Altra raccolta poetica è Rime e Ritmi, sempre appunto della fine degli anni Ottanta. Sono poesie da temi ormai celebrativi, nazionalistici, ma anche delle poesie molto malinconiche. Insomma, è una raccolta che è tipica di un'età ormai matura. Cosa possiamo dire quindi alla fine? Oggi l'importanza nella letteratura italiana di Carducci viene un po' ridimensionata, anche perché è vero che si è fatto portavoce dell'Italia Unita, è stato riconosciuto come vero e proprio poeta vate, è stato al centro dei principali dibattiti politici e culturali dell'epoca, però è pur vero che a livello poetico la sua poesia, sospesa tra classicismo, ricerca del classicismo e tendenze, innegabilmente tardoromantiche, è poi una poesia che tutto sommato non ha avuto, delle ripercussioni di un certo tipo sulla letteratura successiva. Esito diverso avrà per esempio la poesia del suo principale studente, che è Pascoli, no? Che invece è una poesia decadente, una poesia che aprirà le porte a tutta quella poesia nuova del Novecento. La poesia di Carducci invece è una poesia di ricerca del passato, una poesia in cui si cerca di recuperare più che di produrre qualcosa di nuovo, anche se ha scritto delle poesie obiettivamente bellissime. Sue sono per esempio Pianto Antico sulla morte del figlio, oppure la famosissima San Martino, che tutti abbiamo imparato a scuola.